brutto primo tempo, forse un po' meglio nella ripresa, però alla fine la sensazione è, come dire, oggi l'abbiamo scampata. Purtroppo sì, dovevamo fare molto meglio sotto tutti i punti di vista, secondo me, perché queste sono partite dove trovi delle squadre che stanno lì dietro, non ti lasciano giocare, e tu devi avere più fame di loro, perché anche se sei primo in classifica e giochi contro l'ultimo, penultimo, terzultimo che sia, devi cercare di avere comunque più fame di loro e portare i tre punti a casa, che sono la cosa più importante. La partita è andata diversamente, siamo riusciti a portare a casa alla fine un buon punto. E niente, adesso bisogna subito però voltare pagina, non stare a pensare a quello che è successo, come, quando, ma bisogna già dalla prossima fare una partita ancora peggio di questa, perché abbiamo affrontato in Coppa e sono un'ottima squadra. Non sto a parlare del campo, di queste cose, perché tanto siamo noi che entriamo in campo e noi dobbiamo risolvere le partite e portarle dalla nostra, quindi dobbiamo solo entrare con la testa giusta, la fame, e volerle portare a casa i tre punti domenica prossima. Poi... Però questo bisogno, chi l'ha visto, il rigore non dato, che sia l'arbitro, non cerchiamo alibi, però sì, la parata, io ho parlato dopo, secondo me era rigore perché le braccia le aveva fuori dal corpo, quindi in più la palla era indirizzata verso la porta, quindi però non mi piace parlare di queste cose, perché se la metto dentro io di testa o con il tiro al volo, non si parlava del rigore, ma si parlava che avevamo vinto una partita in rimonta, quindi cerchiamo di, come ho detto prima, di portare a casa i tre punti la prossima domenica, perché è ancora più difficile, basta entrare in campo con la mentalità giusta di voler vincere, e le cose poi vengono da sole. Grazie.